scadenza da oggi 24, regolarmente pagato come attestato nella PEC da 60. Ma in questo modo non arriverebbe in ritardo, secondo il per noi no, per noi assolutamente no, perché il cosiddetto causa di forza maggiore non dipende. Vi leggo soltanto la prima delle mail per darvi un'informazione compiuta. Scrivono direttamente ad Ecabì, a noi per conoscenza, sempre via PEC. Si conferma l'US Palermo Calcio ha proceduto, o US Città di Palermo, ha proceduto al pagamento della polizza fiduciaria corrente per iscrizione al campionato di Serie B 2019-2020. La polizza per l'importo di euro 800.000, a validità dal 24 giugno al 31 ottobre, risulta emessa e quitanzata in data 24 giugno dalla società, il nome della compagnia assicuratrice, in possesso e rediche BB più long term con outlook positive, quindi conforme ai parametri richiesti dalla recente normativa, e verrà consegnata nelle prossime ore a casa un disguido tecnico non imputabile al fatto del Palermo Calcio. E la Lega è anche il cartaceo praticamente. Assolutamente sì, ma la garanzia operativa è operante ed è stata confermata con ben due PEC direttamente. La Lega cosa vi ha detto? La Lega? La Lega non ci ha detto nulla e non ci ha neanche, come dire, riscontrato la richiesta PEC dei 21.10, per cui al momento fino a prova contraria. Ma perché ridursi all'ultimo momento per presentare questa documentazione? Perché ridursi all'ultimo pagamento a mettere nelle casse del Palermo Calcio circa 12 milioni di euro? No, siccome nei giorni scorsi il direttore generale, ma anche lei... Ho detto, non è l'ultimo momento, noi abbiamo richiesto la fiduciaria, l'abbiamo pagata già la scorsa settimana. Io non sono la compagnia assicuratrice, io ho fatto tutto quello che dobbiamo fare nella conformità della legge. Se la compagnia assicuratrice attesta che c'è un ritardo legato a un motivo tecnologico, ahimè, non è una responsabilità mia. L'importante è che abbiamo richiesto, ottenuto, che confermasse la piena operatività della garanzia fiduciaria. E la garanzia fiduciaria è pienamente... regolarmente rilasciato e pienamente operato. Ma per regolamento dovevate portare il cartaceo entro mezzanotte? Ma questo a nostro avviso non è così, si parla di deposito. Il deposito, secondo me, come avviene al pari delle notifiche a mezzo PEC per gli atti giudiziari, quando è fatto in via telematica è regolarmente depositato. Ci sono consuetudini che differiscono dalle norme. La norma è molto chiara, l'abbiamo letta, l'abbiamo studiata, l'abbiamo valutata in tutti i suoi dettagli. Per noi è assolutamente depositata entro lo scadere dei tempi. Quindi comunque attendete questa comunicazione della Lega nella giornata di domani. Cosa vi aspettate che la Lega vi dica? Che ci scriva al campionato, cosa ci aspettiamo? Ma non è la Lega. Adesso sarà chiaramente la commissione che entro il 4-5 luglio, entro lo spirale dei termini, ci dovrà comunicare, ratificare la nuova iscrizione. Sappiamo in via informale che tutti i documenti consegnati, le quietanze, sono state ritenute assolutamente conformi. Gli stipendi sono stati pagati? Tutti. Calciatori, allenatori, qui basta, ci sono 5-6 pagine di bonifici eseguiti. Abbiamo tutto come al solito, documentato. Poi il fiduciario ha pagato. Non mi aspettate brutte sorprese. Non sono cazzato, sono disturbato e soprattutto è una preghiera, ho già rivolta a qualcuno di voi singolarmente. Giudicateci sempre per i fatti, ma permetteteci nel rispetto degli orari di farli fatti. Noi abbiamo completato l'ultimo passaggio alle 23.59. Però è strano, perché proprio queste 20... Il dubbio nasce perché una società come il Trapani, che è stata ceduta due giorni fa, ha fatto tutto entro le 16, soltanto sai qui... i debiti del Trapani quanto ammontano? A neanche 900.000 euro. Qui abbiamo pagato 11.800.000, ci sarà una piccola differenza? Io vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo rilevato formalmente per atto il Palermo Calcio, US Città di Palermo, il giorno 3 maggio. Abbiamo avuto il tempo di assistere all'ultima partita del campionato e siamo stati dubbi dopo subissati di vicende a noi strane, ci tengo a sottolinearle, in sede giudiziaria, che non immaginavamo assolutamente fosse in quei termini. E il Palermo era già retrocesso in Serie C, questo lo ricordate tutti. Nonostante, benché noi potessimo disimpegnarci contrattualmente, che quella fattispecie non è prevista, siamo rimasti e abbiamo dichiarato tutti che non saremmo mai andati via e siamo qui. Adesso di che cosa ci saremmo additati? Di aver pagato nel frattempo circa 12 milioni di debiti del Palermo e aver comunque adempiuto con la fiduciaria. Qual è il problema? Non lo capisco sinceramente. Ma che li sappia, c'è stata qualche altra società che in passato ha avuto questo tipo di problema? Ma guardi, io non lo so, perché chiaramente il mondo del calcio per noi è un'esperienza nuova. Io viaggio unicamente con le norme che regolano la materia e nella conferma delle norme noi abbiamo operato. Grazie. Poi fuori il microfono, se volete...